È arrivata la fine di GTA come lo conosciamo oggi. Non ci sarà più libertà. Si potranno fare solo un numero limitato di cose. E soprattutto per giocatori come me sarà molto complicato portare avanti ciò che abbiamo creato negli anni scorsi. Sembra un'esagerazione, in realtà è quanto di più vicino alla realtà ci sia con i nuovi termini di servizio e le nuove linee guida che Rockstar Games in questi ultimi giorni ha pubblicato. Linee guida che vanno seguite, ovviamente, in maniera importante dalla community per evitare conseguenze. Ma che tipo di conseguenze? Si parla di conseguenze per il proprio account di gioco, ma addirittura anche conseguenze legali fuori dal gioco. Ne parla Rockstar Games stessa. E adesso ci arriviamo. Fin da sempre chi non sa giocare all'interno di GTA vuole una tutela. E la vuole proprio da chi ha creato il gioco. Chi ha creato il gioco e quindi ha dato la libertà di fare ciò che viene fatto all'interno del gioco, quindi ciò che non piace ai giocatori che chiedono di prendere provvedimenti al riguardo. Quindi capite che sia un circolo vizioso che non finisce più. Soprattutto visti i presupposti di GTA 5, che vi ricordo è un gioco che permette di cazzeggiare, gareggiare con gli amici, sfidarsi con gli amici o mettere insieme tutte queste cose e quindi fare quel cazzo che si vuole, comprendendo anche andare a distruggere gli altri giocatori, il che non dovrebbe essere un problema, visto che GTA 5 è quanto di più vicino ci sia al mondo reale per quanto riguarda la libertà. Uno entra in sessione, uccide giocatori, li perseguita anche se vuole, è un gioco. Si tratta di quello. Non solo è un gioco, è il gioco. Il gioco è proprio quello, fare ciò che ognuno di noi sceglie di fare. Dalla cosa più innocente alla cosa più brutta possibile. L'importante è restare all'interno del gioco e non uscire nel mondo reale. Questo è molto specificato in tutta la serie di linee guida che Rockstar Games ha fatto uscire in questi giorni e che sarà il caso di seguire per evitare problemi anche legali. Andiamo a vedere però le prime cose meno importanti che in realtà è già scontato vadano seguite, ossia evitare cheating, segnalare cheaters, in generale evitare ogni metodo che permetta di generare denaro. Infastidire gli altri giocatori in realtà gli interessa solo di generare denaro, perché infastidire gli altri giocatori in realtà non gli interessa così tanto, sebbene con queste nuove linee guida stiano cercando di dimostrare assolutamente il contrario. In ogni caso quello è ovvio, è scontato. Ed è da sempre che si cerca di prevenire glitch, evitare che la gente possa utilizzare mod menu. Infatti se voi non sapete come fare solo su GTA Online ve lo spiego io senza glitch, senza metodi illeciti, in maniera pulita e concreta. Bene, tralasciato il cheating, viene menzionato poi il griefing, che in realtà nella mia testa non è nemmeno una cosa che un'azienda come Rockstar Games dovrebbe conoscere, perché noi vediamo gli sviluppatori del gioco come dei totali coglioni che non sanno cosa sia il griefing, non sanno niente di questi termini. In realtà ovviamente all'interno ci sono persone che si occupano anche di questo, spesso agiscono in maniera errata, ma lasciamolo perdere. Comunque queste persone all'interno di Rockstar Games ci sono chiaramente, come anche in ogni altra azienda. E negli ultimi anni devono aver analizzato l'opinione della community, quindi di chi gioca al gioco, che poi vuole anche una tutela da chi il gioco l'ha creato. In questo caso però secondo me la tutela dovrebbe venire non da chi il gioco l'ha creato, ma dal giocatore di per sé, perché francamente io se so giocare so difendermi da solo, non ho bisogno che mi difenda Rockstar Games. Certo, da chi fai glitch della God Mode magari sì, certo da chi cheat, da chi va nei wall breach sì, perché io non posso fare niente, mi è totalmente impossibile reagire contro una persona che sta dentro un wall breach o contro una persona che ha la God Mode, almeno in larga scala. Poi ci sono i modi, lo sappiamo, ma si tratta sempre del glitch per contrastare il glitch, è un cane che si morde la coda. In questo caso la soluzione più semplice per evitare il griefing non sarebbe imparare a giocare. Cioè tu immaginati di essere così cazzone, di essere così inutile, di essere così incapace nel mondo reale da aver bisogno che qualcuno ti difenda perché non sei in grado di farlo da solo. E io sono sempre stato uno, questo è un discorso che va fuori dal gioco, è un discorso personale e che esce dal virtuale, sono sempre stato uno che ritiene di essere responsabile per le sue azioni e che sa che se non te la cerchi non te la trovi. È altamente improbabile che accada, certo incidenti ci possono essere, certo i malintenzionati ci sono, questo è vero, ma a parte tutta una serie di situazioni
quasi totalmente imprevedibili, nella maggior parte dei casi non te la cercare e non te la trovi. E si torna sempre al solito discorso del beh, ma allora se qualcuno ti entra a rubare in casa, non chiamare i carabinieri, chiama Batman, chiama Spider-Man. In realtà, primo, non mi entrano a rubare in casa, te lo assicuro. Secondo, se mi entrano a rubare in casa, reagisco io in caso, i carabinieri li chiamo solo per questioni logistiche e probabilmente legali, non per mia difesa personale. Terzo, se dovesse capitare che qualcuno mi entra in casa, ti assicuro che entra ma non esce. Quarto, prendo tutte le precauzioni del caso, quindi security, telecamere, tutto ciò che è necessario per evitare che qualcuno possa farlo. Se qualcuno lo riesce a fare lo stesso, allora è stato molto bravo, ma in ogni caso devo avere il modo di reagire. Ecco che quindi una legge, l'ho detto anche in uno degli ultimi video tra l'altro, che dice non si può rubare, è per gli stupidi, per chi è un professionista va ugualmente a rubare, non si ferma davanti alla legge che dice che rubare sia illegale. Oh, grazie, non l'avrei mai detto. E qui vengono specificate anche delle tecniche varie che la gente utilizza per grifare, come dare fastidio intenzionalmente ad altri giocatori o interferire con la loro esperienza e i progressi usando il gioco in maniera non intesa. Tu spiegami cosa significa usare il gioco in maniera non intesa. Se tu sai che c'è questo, e se ne parla, spawn killing, stream sniping, guidare nella direzione sbagliata nelle gare, eccetera eccetera, allora rimedia a quella cosa tu. Ah, non hai voglia! È per questo che devi fare un regolamento che lo impedisce, perché tu non puoi impedirlo forzatamente. E non si parla neanche dello spawn killing, lo stream sniping, perché quelle sono le cose minori. Qui si parla di immortalità, wall breach, tutta una serie di glitch che permettono di grifare in maniera illecita e contro cui anche chi è in grado di giocare, chi è molto esperto, non può nella maggior parte dei casi reagire. Quindi è comunque una tua mancanza, Rockstar Games, ed è una cosa a cui tu devi porre rimedio senza ste cazzo di regole inutili. Perché poi si parla di portare rispetto, e questo è scontato, quindi evitare bullismo, minacce, dar fastidio in generale, cose basate sull'etnia, insulti basati sull'etnia, sulla razza, sul genere, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità, sulla religione, età, eccetera eccetera. Tra l'altro il discorso dell'età è molto simpatico, perché probabilmente si parla di chi è molto piccolo, di chi è molto anziano. Nel secondo caso probabilmente saprà difendersi da solo, nel primo caso non dovrebbe giocare ad un gioco così, o perlomeno dovrebbe giocarci sotto la tutela di qualcuno, perlomeno dovrebbe avere la testa per capire determinate cose. Evitare violenza estrema, evitare nudità e attività sessuali. E parla anche della sicurezza, quindi incitare al suicidio, evitare l'incitamento all'odio, evitare spam e truffe. Ovviamente dal gioco non puoi poi portare qualcuno a una truffa nel mondo reale, ed è una cosa che accade molto più spesso di quanto non si creda. In realtà su PC, in cui la gente va in chat col mod menu e spamma tutta una serie di messaggi in cui sta scritto andare in questo link, in questo sito, non puoi aprire il link dal gioco, ma andare in questo sito per ottenere account moddati a prezzi magari bassissimi. Certo, alcuni li vendono effettivamente, altri truffano. In ogni caso entrambe le cose sono abbastanza illecite. E dopodiché qui sotto parla delle conseguenze. Se un giocatore viola le linee guida, ci riserviamo il diritto di prendere un'azione riguardo il suo account. Il che significa, in parole brevi, a quanto hanno capito anche molti, ma è bene parlare di questo, che se io vado a grifare potrei venire bannato, potrei subire un reset dell'account. In realtà sappiamo che conseguenze nel tempo ce ne sono state, come per esempio l'antisportività. Se tu distruggi tanti veicoli personali finisci automaticamente in antisportività. Questo potrebbe accadere, secondo me, per come vedo la cosa, ossia tu vieni segnalato per griefing, finisci in antisportiva. O ti succede qualcosa all'account ma non vieni bannato. Ho visto anche persone che in questi giorni nei commenti mi scrivevano: ah, adesso che vai a grifare vedrai, vieni bannato. Uno, probabilmente non hai capito un cazzo di quello che c'è scritto qua. Due, immaginati dovermi venire a scrivere un commento che mi dice che sarò bannato se vado a grifare, perché se venissi a grifare te, tu non saresti in grado di difenderti. Potrebbe essere più facile imparare a difenderti, magari. Il tipo di azione potrebbe dipendere dal caso, dicono loro, dalla frequenza delle violazioni che troviamo in quell'account.
Ecco, questo è il solito problema che si pone con questo tipo di regole, che non c'è un'indicazione precisa di cosa fare e cosa non fare. Perché, ok, tu lo sai che cosa non dovresti fare per seguire queste regole, come tu sai che cosa non dovresti fare per seguire le regole della società. È ben chiaro che tu non debba rubare, che tu non debba uccidere, che tu non debba violentare sessualmente, che tu non debba insultare. Sono tutta una serie di regole, sia scritte che non scritte, che tu dovresti rispettare e sapere di rispettare per evitare problemi. Quindi di fatto si sa cosa evitare per appunto non avere problemi seguendo questo regolamento. Di fatto però in un gioco libero come GTA, che incita alla violenza, che incita a fare quello che non faresti nel mondo reale, tutta questa serie di regole secondo me non hanno nessun senso. Dicono anche di segnalare ogni comportamento proibito inappropriato e continuare a aiutare a tenere il loro gioco sicuro. E qua dice: se vuoi fare una segnalazione, usa le opzioni in game, che in realtà esistono da sempre. Quindi questo regolamento non è niente di nuovo. Lo sto realizzando adesso in realtà. Effettivamente all'interno del gioco c'è sempre stata la possibilità di segnalare per griefing. Quindi questo regolamento già esisteva implicitamente. Si è sempre potuto segnalare per incitamento all'odio, per griefing, per tutta una serie di comportamenti non accettati, almeno da tanti giocatori. Però questo lo spiega più esplicitamente. Secondo me a questo punto dovrebbero fare tutta una lista di comportamenti da non seguire per evitare problemi che potevi incontrare già una volta. Forse adesso si parla di qualcosa di più severo, hanno intenzione di agire in maniera più grossa, in maniera più importante, seguendo di più le segnalazioni, perché in genere le segnalazioni all'interno del gioco erano pressoché inutili, dovevi mandarne tante e c'era sempre il solito problema di mandarle in massa, quindi trovavi una serie di giocatori in sessione a cui davi fastidio, a questi rodeva il culo, loro ti segnalavano in massa e c'era il pericolo che succedesse qualcosa. In realtà non succedeva, perché comunque si sarebbe trattato di qualcosa di ingiusto. E qua si parla anche di attività illegali relative al mondo reale. Riguardo questo, Rockstar Games dice e ha sempre detto che potrebbe intraprendere azioni legali nel mondo reale, quindi al di fuori del gioco, per contrastare eventuali comportamenti, come ha sempre fatto in realtà con mod menu, con chi sviluppa cheats e riguardo tanti altri comportamenti. Ma in realtà sappiamo bene che per una stronzata all'interno del gioco Rockstar Games non interverrà mai, quindi chi teme questo se lo tolga dalla testa. Una serie di regole fatte solo per tutelare, come ho detto, gli stupidi e gli incapaci. Perché tanto ti assicuro che chi vuole grifare, come faccio io, lo continuerà a fare.